Poco da chiedere a questo campionato, ma stimolati da fattori esterni, il Montesilvano per chiudere al meglio una stagione positiva, il Lanciano con orgoglio in un momento delicato e con un futuro incerto. Antignani riporta tra i titolari tre tenori e simboli, Petito, Marrone e Maiorani. Mister Bellè fa di necessità virtù con 13 ragazzi disponibili per la trasferta, di cui tre portieri. Fischia Gianluca Fantozzi di Avezzano. 30 secondi e il Lanciano è già in vantaggio. Improvvisa verticalizzazione per De Marchi che arriva a tu per tu con Ubertini, assist per Carella che non può sbagliare. Caricata dal vantaggio la squadra ospite si riaffaccia in attacco con De Murtas che non inquadra la porta. Primo tentativo del Montesilvano ad opera di Tassone che si accentra e impegna Elezai. Proteste dei Verde Oro quando il direttore di gara vede un tocco di mano ma assegna un calcio di punizione valutandolo fuori area. Si aziona l'asse Marrone Petito ma Elezai è ben piazzato e sventa la minaccia. Sfonda sulla sinistra De Marco che suggerisce al centro, Tassone non arriva di un soffio. Nell'occasione proprio Tassone viene espulso per eccessive proteste. Nel recupero doppia, clamorosa occasione per il Lanciano, prima con Carella e poi con De Murtas, ma in entrambe le conclusioni il Legno viene in aiuto dei padroni di casa e si va negli spogliatoi sul parziale di 0-1. Nella ripresa subito Bertini protagonista con una parata d'applausi sulla punizione di De Marchi. Risponde il Montesilvano, cross di Marrone per la testa di Besim Maloku e palla alta. Sugli sviluppi di un corner bomba di Campagnol Bocchio che sibila fuori di un soffio. Il pareggio si manifesta al 26esimo, angolo di Marrone, colpo di testa di Besim Maloku che fa 1-1 e sigla il suo ottavo centro in campionato. Il Montesilvano in inferiorità numerica spinge, annullato il 2-1 al neoentrato giocatore allenatore Antignani. Poco dopo Petito entra in area e con una carambola butta in rete il pallone della rimonta verde-oro. Nel finale non succede più nulla, un Lanciano orgoglioso cede il passo a un Montesilvano che fa il record di punti nella categoria e si conferma una bella realtà del campionato di eccellenza.